Senti Flavio, siamo in chiusura, mi segnalano se non sbaglio. Uno svenimento, un parto? No, c'è, una, c'è un innamoramento precoce. Si sente? Sì. Buonasera, sì. E due cose ti devo dire. Due, tre, quattro. No, due soltanto. In genere quando si va alla presentazione di un libro si ha la sensazione di avere una persona che possiede il senso di tutto, la verità. Invece la cosa che mi è piaciuta di te stasera è che nel mondo dei libri, se scusi se la interrompo signora, se lei potesse sapere i miliardi di volte mio padre mi ha detto cretino, pensa se io arrivo qua col senso della vita, col senso del cretino. Ed è bello questo, nel senso che sì, si vede molto. Che nel mondo dei libri tu ti senti uno che c'ha, che sta viaggiando in prima classe con in mano un biglietto di seconda. Sì. E questa umiltà è forte, nel senso che probabilmente il senso di tutto e la verità non la possiedono gli intelligenti ma i cretini come dici te. Nel senso che le cose importanti non è detto che abbiano un pedigree o abbiano dei toni un po' più solenni. La seconda cosa è, una persona timidissima come te si sente più libera quando scrive o quando mette la sua personalità nell'armadio e interpreta un personaggio scritto dagli altri? No, questa volta dovrei dire anche una cosa, la ringrazio per la domanda che mi dà modo. Bravo, siamo carucci. No, veramente la ringrazio. È stato, bella domanda. È stato straordinariamente liberatorio, è bello stare proprio da soli giorni e giorni, ma di giorno, di notte, spegnendo il telefono, tutto e potendo solo scrivere. C'è un combattimento, per me che vengo dallo sport, che la fatica, appunto il sudore, è un concetto bello, stare dalla mattina alla sera o dalla sera alla notte, dalla notte dal tramonto all'alba, come nel film di Tarantino, stare lì da soli, coi quaderni, con i propri pensieri. Io poi non ho l'horror vacui, non essendo scrittore appunto col pedigree, la pagina bianca non mi spaventa, cerco di non farmi spaventare dal pubblico entrando, è una penna in quaderno, che farà mai? Male che van si riempie, o si riempie di fesserie, che rileggo solo io. E poi io ho un piccolo vantaggio, come diceva un mio amico, uscendo dall'anagrafe attore, dici io esco attore, io poi c'è una fase bellissima dove mi metto in piedi, mi chiudo, lo dicevo ad Andrea, mi chiudo in salone e me lo recito tutto da solo. La parte finale adesso, senza stare a svelare, io me la sono rigirata da solo a terra per vedere se è strozzato, senza fiato, che puoi dire, cosa non puoi dire. È divertente quando c'hai il produttore qui, il regista qua, quello che dice, soprattutto c'è una cosa, ad esempio, sembra una fesseria, libro, scappano in Polinesia, fosse in telefilm, il produttore ti direbbe, se potrebbe andare via a Focene che costa di meno, perché questi devono andare? Quindi è tutta un'altra libertà, quindi è l'assoluta libertà, è questa, o come quando appunto tu racconti, sali su un palco, racconti la tua storia, sì ti possono fischiare, se ne possono andare, ma sei libero, queste sono le tue libertà. Quando sei nei panni del carabiniere, del poliziotto, di quello che vuole lei, io chiaro, lì negli anni, credo che, lo dice sempre il mio zio acquisito Nino Frassica, ci avessero dato un centesimo a battuta cambiata da noi, adesso eravamo arrivati con l'aereo personale, questa sera eravamo atterrati in piazza, perché io l'ho detto ad Andrea, ho avuto solo una volta il privilegio di girare un film scritto da Furio Scarpelli, della premiata ditta Agia Scarpelli, lì l'unica paura è stata non dirle abbastanza bene quelle battute scritte da un re della penna. Tutte le altre volte, senza volerle fare niente a nessuno, poi sei tu che ci vai lì in scena, quindi lo sceneggiatore si è immaginato, molto spesso non è attore, non se le manco rilette, mettono parole, ornitologo, soqquadro, che soqquadro in questa stanza, ma chi lo dice che soqquadro in questa tua stanza, che caos amore, ma non si ripete, allora impari a fare quello, perché sempre come dice lei, in punta di lingua, di piedi, col biglietto anche di terza classe, neanche di seconda, si viene in prima, perché io nel mio piccolo, so 20-30 anni che aggiusto di nascosto, cambio, levo, metto, soprattutto asciugo e soprattutto ridico a voce alta, questo è rifatto tutto a voce alta più volte, più notti, per la gioia del mio gatto che odia la Polinesia, non ne può più di risentire sta storia, dice ammazzate, vedete lei, fatemi dormire, sta quel zampe così, a dormire, cercando di farlo meglio possibile, però se lei mi chiede la libertà è da solo, come anche su un palco, io a un certo momento, pur amando il gioco di squadra, capisco perché il mio maestro
per 30 anni ha fatto a me gli occhi blis da solo, perché non te rompe le palle nessuno, nessuno ti viene a dire ma qui credi che sia me, ma qui me la ridici un po' più, te la dici come ti pare, e ti ammazzi nel mare che ti pare a te, e ti nuoti il mare che ti pare a te, e se ti fischiano è tutta colpa tua, e non devi dire te l'avevo detto, te l'avevo fatto, quella roba che poi io odio, quella roba, te l'avevo detto, cos'è? Da soli è la meraviglia. Io credo che l'unica cosa che serva, ecco, che manca in quella notte lì, è il pianoforte, cioè la musica di qualcuno che sappia suonare. Con la musica io sarei ancora un pochino, non più bravo, ma sono meno peggio. Quello è, purtroppo c'è un sacco di strumenti, ma lì proprio non sono capace, non mi posso aiutare. La più grande libertà, io quando vedo il maestro Nigro che suona Affari Tuoi, secondo me gli uomini veramente liberi sono quelli che prendono, attaccano, suonano, la gente si emoziona, ride, batte il tempo, si commuove. Nella prossima vita ci mettiamo d'accordo, se non mi fanno paura gli aghi faccio il chirurgo come papà, se mi rifanno paura suono e vengo qui con un piccolo CD, la macchina che venga per sempre, una cosa va, venga presentata. La macchina della felicità.